Il numero di malattie rare conosciute e diagnosticate è di circa 10.000, ma è una cifra che cresce con l'avanzare della scienza ed in particolare con i progressi della ricerca genetica. Stiamo parlando non di pochi malati, ma di milioni di persone in Italia e di circa 30 milioni in Europa. Secondo la rete Orphanet Italia, nel nostro paese i malati rari sono circa 2 milioni. Nel 70% dei casi si tratta di pazienti in età pediatrica. Nella giornata del 28 febbraio, dedicata a livello mondiale alla sensibilizzazione sulle malattie rare, un convegno dal titolo Rari in rete è stato organizzato dall'azienda ospedaliera di Alessandria, che ha cercato così di dare risposte alle persone malate e ai loro familiari. L'aspetto più interessante che io ci tengo a rimarcare maggiormente riguardo al tema delle malattie rare è che queste condizioni, che sono estremamente eterogenee perché si tratta di malattie che toccano tutti gli ambiti specialistici della medicina, hanno una cosa in comune, che sono i bisogni assistenziali. In base ai dati coordinati dal Registro Nazionale Malattie Rare dell'Istituto Superiore di Sanità, in Italia si stimano 20 casi di malattie rare ogni 10.000 abitanti e ogni anno sono circa 19.000 i nuovi casi segnalati dalle oltre 200 strutture sanitarie diffuse in tutta la penisola. In Piemonte esiste una rete di comunicazione fra le varie aziende ospedaliere proprio con l'obiettivo di garantire una presa in carico che sia il più possibile vicino ai pazienti e alle loro famiglie. Per quanto riguarda le terapie, una speranza è rappresentata dalle terapie geniche. Di sicuro le terapie geniche potrebbero essere un futuro. Già oggi alcune malattie come la DASHID, che è conosciuta anche come malattia dei bambini bolla, perché i bambini che ne erano affetti prima potevano vivere solo sotto una bolla che li proteggesse dai virus e dai batteri che potevano colpirli, è trattabile con la terapia genica.